Ciao Fragoline, nuovo video. Questo video è in collaborazione con Ilaria94. Vi lascio giù il link del suo canale, andatela a seguire. E ovviamente, da come leggete dal titolo, ho preso il calendario della Yves Rocher che si presenta dentro in questo sacchettino. Vi faccio vedere il calendario, che è questo. Se volete acquistare da Yves Rocher oppure collaborare, basta che scrivete a Ilaria94 che lei vi spiega tutto, e anche per diventare consulenti per vendere i prodotti della Yves Rocher. Dato che lei è bravissima e molto simpatica, vi consiglio il suo canale e di andarlo a vedere, che giù vi lascio il link, e anche qua vi lascio il nome, così se volete andatela a seguire. Per cui iniziamo. Vi faccio vedere che mi hanno dato i campioncini. Questa volta me ne hanno dati di più, e ho il profumo, che è questo qui, poi questo credo fondotinta dovrebbe essere, perché ovviamente in italiano almeno qua, ah sì, ok, fondotinta, e poi questo gel crema e questi due, che uno è uno shampoo e l'altro è un gel, più o meno. Vabbè, sono questi due. Questi saranno per i capelli. E poi questo burro cacao, che se riesco ad aprirlo, sentiamo l'odore, ve lo faccio vedere. Allora, questo burro cacao al lampone. L'odore è molto buono. Mi piace, poi lo proverò e vi farò sapere. E questo era l'altro campioncino. In più, ovviamente, mi ha dato anche il libretto, che è questo qua, dove ci sono tutti i prodotti, che non sono, diciamo, sono un po' scontati. Io ovviamente non li ho provati tutti, io provo solo il calendario, ogni anno prendo solo il calendario per provare i prodotti che ci sono nel calendario, anche per il fatto che secondo me conviene prendere il calendario ogni anno per i prodotti che ci sono qui, perché secondo me ne vale la pena invece di comprare un solo prodotto. Il calendario l'ho pagato 49,95 euro, in più vi danno anche la ricevuta ovviamente. E niente, iniziamo, perché sono, se non sbaglio, 24 caselline. Vediamo cosa c'è dentro. E vi ricordo, per informazioni sugli acquisti e per essere consulente, dovete chiedere a Ilaria94. Iniziamo. Ok, si apre così, e qua ci sono, adesso lo sposto un po' più in là, praticamente è fatto così. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, è così il calendario. Ovviamente vi faccio vedere le caselline, che li apro e basta. Allora, iniziamo con la casella numero 1, che è qui sotto. Sono fatti così. Io pensavo che potevi, diciamo, sfruttare il calendario per mettere altri oggetti. Invece non è sfruttabile e ovviamente
va buttato in poche parole, però vabbè. Nel primo troviamo questo, adesso c'è il sole, che è uno scrub. Questo è uno scrub alla granita e ovviamente si applica sulla faccia. È fatto così. Non so adesso se si vede, meglio fare così. Ok. Poi passiamo alla seconda che è qua sotto. Adesso cade giù tutto. Il brutto è quello che tu prendi le caselline da sotto e poi cade giù tutto. Comunque, numero 2. Qua troviamo, adesso non so, un bagno doccia alla mela. Adesso grazie. Allora, fatto così, un bagno doccia alla mela. E la troviamo nella 2. Poi la 3, che è sotto qua. Troviamo dentro un'acqua micellare alla camomilla. La 4, che è questa, troviamo dentro questo che è un gel. Questo gel rinfrescante nella numero 4. Passiamo alla numero 5. È un po' difficile a prendere le caselline, comunque. Numero 5. Questo aceto da risciacquo ai lamponi nella numero 5. Numero 6, che è questo piccolino, troviamo dentro. Nella 6 troviamo dentro una matita che, se non sbaglio, è nera. Oh, vedi che è grigio, che è marrone. Vabbè, comunque questa matita qua. 7. Faccio danni. Questo bagno doccia al tè bianco e magnolia. Caselina numero 8. Nella casellina numero 8 un profumo di 4 ml che è Plein Soleil. Che è questo qua. La casellina numero 9, che è qua sotto. Ovviamente i profumi, cioè in senso, non li provo qui con voi perché non voglio che il video dura tanto e poi li proverò nel vlog, così vi farò sapere come sono. Casellina numero 9, un gel idratazione 48 ore, questo qua del 7 ml. Casellina numero 10, che è questa, dentro c'è uno smalto che non sembra 5 ml, che è rosa, praticamente questo è il nome, comunque. Questo lo apro per vedere com'è il colore. Sembra molto bello da vedere. Poi lo proverò e vi farò sapere. Non è male come colore. Poi casellino numero 11, che è questa qua. Questo è un gommage scrub vegetale, che si applica 1 o 2 volte a settimana sulla pelle umida. E questa la trovate nella casellina numero 11. Casellina
casellina numero 12, che è questa qui. Casellina numero 12 è un gel purificante, tipo è praticamente una maschera, gel maschera, fatto così, molto bello il pack. La numero 13, che troviamo dentro uno shampoo crema, questo qua mi serviva, questi qua mi trovo bene, sono ottimi. Per cui nella 13 troviamo questo all'avocado. Casellina numero 14, che è questa qua grande, c'è dentro un bagno doccia al profumo di bacche, che praticamente è fatto così, e bacche rosse, 50 ml. Nella 14. Casellina numero 15 troviamo dentro questo. Nella 15 un balsamo labbra fatto così, bianco, che profuma di frutti rossi. E nella 15 troviamo questo. Casellina numero 16, balsamo doccia nutriente 30 ml nella 16. Casellina numero 17, una crema mani all'argan e rose nella 17. Casellina numero 18, dentro troviamo numero 18, troviamo questo mascara Sexy Ulp volume, che praticamente è il numero 10. No, non è vero, è il numero 01 Noir, si chiama. Ovviamente l'ho aperto e lo scovolino è fatto così. Quello che piace a me praticamente. Nella 18 il mascara. Casellina numero 19. Crema verde correttrice alla camomilla, questo qua di 7 ml, la troviamo nella casellina numero 19. Numero 20, abbiamo quasi finito. Troviamo questo profumo Cuir de Nuit, credo che si dice così, 4 ml, che poi sembra piccolo, ma in realtà non è male questo campioncino. Cade il cavalletto. Comunque nella 20. Casellina numero 21, troviamo dentro un latte idratante, che puoi applicare sul corpo, che è di 30 ml, nella casellina numero 21. Casellina numero 22 troviamo questo per capelli secchi, praticamente di 30 ml. Questo qua mi sarebbe, cioè, per me è molto utile. E la troviamo nella casellina numero 22. Ultime due, nella casellina numero 23 troviamo uno smalto Go Green, questo non so, non c'è, no, sì, c'è il numero 15, e si chiama così, e il colore è fatto tipo un rosso scuro, molto bello. Che l'avevo quasi finiti, per cui meno male che l'ho trovato dentro. L'ultima casellina, che è la 24, troviamo. Casellina numero 24, troviamo questo qui, che
Il pack è molto bello. Il numero è 156 matte. Credo che è un rossetto. Sì, è un rossetto fatto così. Però non è male. Con il logo di Rocher. Questo qua lo possiamo provare. È praticamente un rosso fatto così. Molto carino il pack, mi piace. Praticamente a Natale, alla vigilia troviamo il rossetto, che è molto bello. E questa era l'ultima casellina. Per cui, come avete visto, ogni volta che prendevo le caselline cadevano giù tutte, per cui diciamo che non era molto comodo. Comunque, questo era il calendario, e questi erano i prodotti che trovi praticamente dentro il calendario. Allora, sinceramente io preferirei trovare dei prodotti per i capelli, tipo lo shampoo, che diciamo che mi trovo bene sullo shampoo della Rocher. Diciamo che per 50 euro secondo me non ne vale la pena, anche perché sono prodotti di più sulla faccia, sul corpo e basta. Per cui io pensavo di trovare di più per i capelli. L'unici prodotti che ho trovato per i capelli saranno stati due o tre. Per cui secondo me 50 euro solo per delle creme piccole che metti solo nella faccia, secondo me non ne vale la pena, secondo me. L'anno scorso era molto più bello perché ho trovato tantissimi campioncini sullo shampoo per i capelli e mi sono trovata bene. Quest'anno pensavo che, non so, era molto più bello e invece, però diciamo che il rossetto non è male. Ovviamente dovrei provarlo e vedere. Questi sono tutti i campioncini. Cioè, non so male come prodotti, ovviamente li proverò tutti e poi piano piano ve li farò sapere nei video dei prodotti finiti oppure nei vlog. E niente, vi ricordo che giù vi lascio il link di Ilaria94, seguite il suo canale, iscrivetevi e chiedete a lei per qualsiasi cosa sulla Yes Rocher perché lei è rappresentante e ovviamente se volete anche essere, diciamo, un team, dovete chiedere a lei che lei praticamente fa queste cose qua e vende i prodotti. Ok. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like e un commentino qua sotto se anche voi avete acquistato questo calendario e cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video e vi ricordo di iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram e ovviamente un like e un commentino qua sotto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!